25 dell'inferno, che come dicevamo la settimana scorsa è in stretto rapporto con il 24, perché siamo ancora nella settima bolgia dell'ottavo cerchio di male bolge, e addirittura la scena che era cominciata verso la fine di quel pomeriggio continua anche qua. Come al solito faremo una pausa per fare delle domande dopo, insomma, che abbiamo letto l'intero canto. Quindi, per favore, durante la pausa inviatemi i vostri dubbi. Se potete evitare di scrivere sulla chat mentre sto spiegando, per me è meglio, così non mi distraggo. Grazie. Lo leggiamo allora tutto di seguito. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: «Togli Dio, che a te le squadro!» Da indi in qua infor le serpi amiche, perché una gli s'avvolse allora al collo, come dicesse: «Non vo che più diche!» E un'altra alle braccia rilegollo, ribadendo se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. Ai Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incinerarti sì che più non duri, poi chi in malfare il seme tuo avanzi. Per tutti i cerchi dell'inferno scuri, non vidi spirti in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù da muri. El si fuggì, che non parlò più verbo, e io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando: «Ov'è, ov'è l'acerbo?» Maremma non credio che tante nabbia quante miscele avea su per la groppa, infine ove comincia nostra labbia. Sopra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte gli giacea un draco, e quello affuoca qualunque s'intoppa. Lo mio maestro disse: «Questi è Caco, che sotto il sasso del monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non va con suoi fratei per un cammino per lo furto che frodolente fece del grande armento che lì ebbe avvicino, onde cessar le sue opere diece sotto la mazza d'Ercule, che forse gliene die 100 e non sentì le 10». Mentre che si parlava ed el trascorse, e tre spiriti venner sotto noi, dei quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: «Chi siete voi?» Perché nostra novella si ristette e intendemmo pure ad essi poi. Io non li conoscea, ma i seguette come suol seguitar per alcun caso che l'uno mar un altro convenette, dicendo: «Cianfa dove sia rimaso?» Perch'io, a ciò che il duca stesse attento, mi posi il dito su dal mento al naso. Se tu sei or lettore a creder lento, ciò che io dirò non sarà maraviglia, che io che il vidi appena il mi consento. Com'io tenea levate in lor le ciglia, è un serpente con sé che si lancia dinanzi all'uno e tutto in lui s'appiglia. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia e con gli anterior le braccia prese, poi gli addentò e l'una e l'altra guancia. Li diretani alle cosce distese, e mise la coda in capo e dietro per le ren sulla ritese. Elle rabbarbicata mai non fu ad alberti, come l'orribil fiera per l'altrui membra viticchiò le sue. Poi s'appiccar come di calda cera fossero stati e mischiar lor colore, nell'uno e l'altro già parea quel ch'era. Come procede innanzi dall'ardore per lo papiro su, color bruno, che non è nero ancora, bianco muore. Gli altri due il riguardavano e ciascuno gridava: «Oimè, come ti muti? Vedi che già non sei né due né uno». Già erano i due capi un divenuti quando n'apparver due figure miste in una faccia, ove erano due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre e il casso divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto i vera casso, due nessun, l'immagine perversa parea e tal sen giò con lento passo.
come il ramarro sotto la gran fersa dei licani pular, cangiando sepe, folgore parse la via attraversa, si pareva, venendo verso l'epe degli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. E quella parte, onde prima è preso nostro alimento, all'un di lor trafisse, poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse. Anzi, coi piedi fermati sbadigliava pur come sonno febbre l'assalisse. Egli serpente, quei lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fummavan forte, il fummo si scontrava. Caccia Lucano, ormai, là dove tocca del misero Sabello di Nasidio, e attenda a udir quel fuor si scocca. Taccia di Cadmo e di Aretusa Ovidio. E se quello in serpente, quello in fonte converte poetando, io non l'invidio, che due nature mai a fronte non trasmutò, sicché amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si riposero a tai norme, che il serpente la coda in forca fesse e il fieruto li strinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccarsi, che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle, e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per le ascelle, e i due piedi della fiera che eran corti tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piedi rietro, insieme attorti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suono avea due porti. Mentre che il fumo l'uno e l'altro vela di color nuovo e genera il bel suso per l'una parte, dall'altra il di vela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie, sotto le quali ciascun cambiava muso. Quel che era dritto entrasse per le tempie, e di troppa matera che la venne uscir gli orecchi delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giace il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa come face la corna la lumaccia, e la lingua che avea unita e presta prima a parlar si fende e la forcuta nell'altro si richiude e il fumo resta. L'anima che era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle, e l'altro dietro a lui, parlando, sputa. Poscia gli volse le novelle spalle e disse all'altro: «Vi vo' che buo soccorra, come ho fatto io, carpon per questo calle». Così vidi io la settima zavorra mutare, trasmutare, e qui mi scusi la novità, se fior la penna abborra. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi chi non scorgessi ben puccio sciancato. Ed era quel che sol dei tre compagni che venner prima non era mutato. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni. Allora, questo è un canto davvero incredibile. Che si fa fatica veramente ad accettare che sia stato scritto 700 anni fa, di una precisione, di una perfezione tecnica, di un realismo in mezzo all'atmosfera proprio onirica, davvero impareggiabile. Allora, vi ricordate che Dante aveva visto tra i ladri, nell'episodio che abbiamo letto la settimana scorsa, Vanni Fucci, un personaggio che lui riteneva violento e quindi si sarebbe aspettato di vedere nel settimo cerchio, e che invece, per essere stato ladro degli ornamenti dell'uomo, se lo trova appunto in Malebolge. Essendo scoperto proprio così in basso, dispiaciuto appunto del fatto che Dante l'abbia
lo possa in futuro rivelare agli altri come fraudolente anziché violento. Vanni Fucci aveva fatto una profezia sull'esilio di Dante, come al solito, molto aggressiva, che infatti aveva chiuso con questa dichiarazione e detto l'oppere che dolerti debbia. Così si era chiuso il canto 24 e questo senza soluzione di continuità riprende la narrazione alla fine delle sue parole, il ladro, cioè dopo aver fatto questa profezia molto violenta contro Dante, le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio, che a te le squadro. Le fiche erano un gesto che si faceva così, che era un gesto osceno, un gestaccio, che in un crescendo di violenza questo personaggio rivolge direttamente a Dio, facendo insomma una blasfema dopo aver aggredito Dante. E quindi gli arriva subito, come adesso vedremo, un contrappasso particolare che colpisce solo lui, in cui evidentemente si aggiunge la blasfema alla violenza e la frode. E quindi Dante, il Dante scrittore, dichiara che da quel momento in poi i serpenti gli furono gradevoli amici, perché appunto lo punirono in questo modo. Verso 4: da indi in qua mi for le serpi amiche, perchiuna li s'avvolse allora al collo, come dicesse non vo che più diche. Quindi un serpente avvolse il collo di Vanni Fucci, impedendogli di parlare, quindi è una chiara punizione puntuale alle parole che ha appena espresso, e un'altra alle braccia, le braccia con le quali appunto aveva fatto questo gestaccio, e rilegollo, quindi lo rilegò, no, alle braccia, alla vi ricordate che molti dei ladri che Dante aveva visto avevano le braccia sulla schiena, legate dai serpenti, appunto. Allora lo rilega così, ribadendo se stessa sì dinanzi che non poteva con esse dare un crollo, cioè riunendo davanti sulla pancia, diciamo, del ladro se stessa, il serpente, in modo tale che il ladro non poteva neanche agitarsi, quindi impedendogli di muoversi totalmente. E Dante, prima di riprendere la narrazione, come scrittore, esclama un'invettiva contro Pistoia che fa parte di questa serie di invettiva contro le città italiane, di cui avremo modo di vedere altri nei prossimi canti. In questo caso contro Pistoia, che vi ricordate era la patria di Vanni Fucci, e che addirittura il dannato aveva detto che gli era stato una degnatana, quindi che era un posto particolarmente adatto a ospitarlo, vista la corruzione appunto della città. E quindi al verso decimo Dante fa questa invettiva contro Pistoia. Ai Pistoia, Pistoia, che non stanzi di incenerarti, sì che in più non duri? Cioè, perché non decidi di bruciarti? Chiaramente riferendosi o ricordando la metamorfosi che aveva descritto poco prima, vi ricordate di questo personaggio che era diventato ceneri dopo essere stato morso da un serpente e poi si era ricomposto con la sua apparenza antropomorfica come l'ave fenice? Perché non decidi di incenerarti in modo che tu non duri più, che finisca la tua esistenza, poiché in malfare il seme tuo avanzi, visto che superi la tua propria origine nel malfare e
continua l'invettiva al verso 13. Per tutti i cerchi dell'inferno scui non vidi spirito in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù dai muri. Cioè, ripercorrendo tutti i cerchi bui dell'inferno, dice Dante a Pistoia, io non vidi uno spirito tanto superbo nei confronti di Dio e sottinteso tanto quanto Vanni Fucci, non quello, cioè nemmeno quello che cadde giù dai muri a Tebe, cioè Capaneo, vi ricordate questo personaggio che abbiamo incontrato mentre leggevamo il canto 14 sotto la pioggia di fuoco tra i blasfemi? Vi ricordate che lui era stato colpito dal fulmine di Giove in vita e nella morte, nell'inferno, continuava a prendere in giro Giove, insomma, tutti gli dèi. Questo è interessante perché stiamo vedendo forse per la prima volta una contiguità molto significativa tra i diversi peccati. Intanto in Vanni Fucci sono fortemente collegati il peccato di violenza e quello di frode, come lo saranno, adesso lo vedremo, il Gaco, un centauro che Dante trova proprio immediatamente dopo. Ma poi la blasfemia, che è appunto parte della violenza, vi ricordate del terzo tipo di violenza che è punito nel settimo cerchio, la violenza contro Dio, nel caso dei blasfemi contro Dio nel nome di Dio. È associata questa violenza alla superba, alla superbia, no? Perché nel verso 14 Dante attribuisce queste parole di Vanni Fucci e questo gestaccio alla superbia, che, come voi sapete, è il peccato più importante di tutti i peccati capitali. Vedremo l'anno prossimo che non a caso occupa la prima cornice del purgatorio, è il peccato di Lucifero, il peccato originale di Adamo, ed è non ha nell'inferno dantesco un luogo a sé, non c'è una zona, un cerchio dedicato alla superbia, perché chiaramente nella considerazione di Dante la superbia è un seme, una radice alla base di tutti i peccati di coloro che non si sono pentiti, che non hanno avuto appunto l'umiltà del pentimento, che è quello che li avrebbe salvati e che quindi li avrebbe destinati al purgatorio, al paradiso nel libro. Va bene? Allora, al verso 16, se ne va Vanni Fucci legato e ammutolito dai serpenti, e si fuggì che non parlò più verbo, se ne andò senza dire più niente. E io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando, ovello, ovella, cervo. Cioè io vidi un centauro pieno di rabbia che veniva verso di noi, verso Dante e Virgilio, che vi ricordate, in questo caso eccezionalmente sono scesi dal ponte per essere alla stessa altezza della bolgia e poter vedere quello che Dante dal ponte non riusciva a figurare. E chiamava, dov'è, dov'è l'acerbo, cioè quello immaturo? E Dante, per descrivere questo centauro, intanto ricordiamo che Dante ha visto i centauri sempre nel settimo cerchio. Ricordate che sono quelli che custodiscono i violenti contro il prossimo. Di queste anime che sono immersi nel fiume di sangue bollente, uno dei quali, il centauro più saggio di loro, Nesso, aveva portato sulla groppa Dante e Virgilio appunto affinché potessero attraversare il fiume di sangue. E quindi, di nuovo, come era appena successo con Vanni Fucci, i centauri
i lettori se li ricordano come violenti. Invece questo centauro, come adesso spiegherà Virgilio, ha unito alla violenza la frode. Allora, mi è appena apparsa una scritta secondo cui il mio collegamento è instabile. No, se non mi sentite, per favore, qualcuno mi faccia sapere, ripeto, le ultime parole dette, va bene? Beh, va bene, grazie. Allora, questo centauro, com'era fatto al verso 19? Maremma, non credio che tante n'abbia quante biscelli avea su per la gruppa, infino ove comincia nostra labbia. Cioè, non credo che la Maremma toscana, che era molto paludosa e quindi piena di serpenti, abbia così tante bisce, cioè serpente appunto, come gli aveva sulla groppa fin dove comincia la nostra faccia, no? Perché i centauri, come sapete, sono metà cavalli, corpo di cavallo e testa umana, e quindi fino a dove si univano la natura animale e la natura umana era tutto carico di serpenti. Sovra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte, gli giacea un draco e quello affuoca qualunque si intoppa. Allora, sulle spalle, dietro dalla nuca, con le ali aperte, c'era un dragone, un drago, e quello lancia fuoco verso qualunque si incrocia, si trova davanti. Lo mio maestro disse: questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Allora Virgilio interviene come ogni volta che c'è un personaggio mitologico che lui conosce benissimo, perché infatti la fonte di questo personaggio è l'Eneide, dice a Dante: questo è Caco, che sotto la rupe di Monte Aventino fece un lago di sangue molte volte. Dunque, Caco era un mostro mitologico, un figlio abnorme, come dice Virgilio, di Vulcano, che Dante invece fa diventare centauro, probabilmente con l'intenzione appunto di unire un'altra volta la violenza alla frode. E quindi Virgilio al verso 28 continua a spiegare perché, un po' anticipandosi alla domanda di Dante, a spiegare perché è qua nell'ottavo cerchio anziché nel settimo con gli altri centauri che loro due hanno già visto. Non va coi suoi fratei per un cammino per lo furto che fraudolente fece del grande armento che gli ebbe avvicino, onde cessar le sue opere 10 sotto la mazza d'Ercule, che forse gliene die 100 e non sentì le 10. Allora Virgilio sta spiegando che Caco non cammina nella stessa strada dei suoi fratelli, quindi degli altri centauri, a causa del furto fraudolente che fece del grande armento, quindi degli animali che li ebbe lì vicino. Allora, qui Dante mette in bocca di Virgilio una storia che si raccontava appunto nel libro ottavo, settimo, scusate, ottavo dell'Eneide, dove si racconta che Ercole, passando dalla valle del Tevere, trascinando l'armento, cioè questa mandria che aveva tolto a Gerione, vi ricordate il mostro che ha trasportato Dante Virgilio dal settimo all'ottavo cerchio, e Caco se ne rubò quattro buoi e quattro giovenche da quegli animali sacri, diciamo, e per evitare che Ercole scoprisse dove erano nascosti questi animali, li aveva trascinati dalla coda in modo che le orme per terra indicassero la strada opposta a quella effettivamente fatta da lui e gli animali.
Se non che Ercole scoprì la spelonca dove erano nascosti gli animali, grazie ai muggiti delle giovenche, recuperò gli animali e ammazzò Ercole, scusate, e ammazzò Caco, secondo Virgilio, stringendogli la gola, quindi insomma strozzandolo. Ma invece, come abbiamo letto ai versi 32 e 33, Dante gli attribuisce a Ercole le mazzate che invece provengono da una fonte ovidiana, dai fasti di Ovidio. Scusate, metto il silenzio perché mi è suonato il telefono. Allora, un po' ironicamente, Virgilio dice che le opere vieche di Caco, perverse, cessarono perché morì sotto la mazza di Ercole che se gli diede 100 mazzate, lui non arrivò a sentire neanche le prime 10, tanto erano forti che lo ammazzò prima. Bene? Allora, mentre Virgilio sta parlando e il centauro passa, mentre che si parlava del trascorse, e tre spiriti, questa costruzione sintattica con il nesso coordinante con e davanti, che è un'espressione che in italiano antico implicava la velocità, la contemporaneità tra i due fatti, di cui Dante si serve più volte in questo episodio, ci dà l'idea del ritmo molto veloce dei fatti in questa bolgia, che purtroppo noi dobbiamo, come dicevamo l'altra volta, rovinare spiegando. È un canto molto difficile da spiegare, perché le cose accadono con una plasticità e una fluenza veramente sconvolgente, ma è difficile spiegare parola per parola senza perdere questa velocità. Quindi, mentre Dante vede passare questo centauro tutto carico sulla groppa di rettili, avente un drago che lancia fuoco, quindi un'immagine veramente da incubo, che gli passa davanti. Virgilio gli spiega chi è tutta questa storia per la quale lui è un frodolente, quindi deve essere appunto punito nell'ottavo cerchio anziché nel settimo con i suoi fratelli, ma mentre sta passando il centauro e Virgilio sta parlando, già sotto di loro, quindi molto vicini a loro, immediatamente sotto, appaiono tre spiriti, dice Dante al verso 35, dei quali né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: chi siete voi? Allora, questo fatto che né Virgilio né Dante percepiscono l'arrivo di questi tre dannati, se non quando loro gridano, e voi chi siete? È parte appunto di questa atmosfera un po' da incubo di tutto l'episodio, nel quale prevale chiaramente il silenzio. Virgilio, le uniche parole che pronuncia in tutto l'episodio sono quelle che gli abbiamo appena sentito dire su Caco. Adesso c'è quest'urlo che interrompe il silenzio, ma evidentemente, come i serpi, anche le anime antropomorfiche dei dannati si muovono in silenzio là dentro, e loro, avvertendo Dante e Virgilio, che chiaramente non sono dei dannati, domandano chi sono, per cui, verso 38, Dante e Virgilio interrompono la loro conversazione, cioè Virgilio smette di spiegare questa cosa su Caco perché nostra novella si ristette, e intendemmo pure ad essi poi, cioè facemmo attenzione solo a loro da quel momento in poi, a questi tre personaggi che sono comparsi.
E al verso 40, io non li conoscea, ma esse guette, come suol seguitar per alcun caso, che l'unno mar un altro convenette, dicendo: Cianfa dove fia rimaso? Cioè, io non li conoscevo, questi tre dannati, ma capitò, come a volte capita casualmente, che uno dovette nominare un altro, dicendo: Dove sarà rimasto Cianfa? Questo Cianfa, secondo alcuni commentatori antichi, è della famiglia dei Donati, un guelfo insomma di famiglia importante che è stato parte anche del consiglio dei capitani del popolo. E questo è interessante perché Dante non ci si sofferma, anche perché lui come personaggio e anche come scrittore, come un po' confesserà verso la fine del canto, è in preda all'incertezza totale. Ma dai commenti dei primi lettori veniamo a sapere che tutti i personaggi che Dante, almeno indirettamente, riesce ad individuare tra i ladri sono fiorentini molto ricchi. Questo sarà molto importante per capire sia, diciamo, la punizione, il contrappasso, sia l'invettiva sarcastica contro Firenze che apre il canto prossimo e che è veramente la conclusione di questo lungo episodio dei ladri. Allora, vedete che qui al verso 43 il fatto che diciamo questi personaggi si domandino: e quest'altro dove sarà rimasto? È diciamo una caratteristica unica nell'inferno di quello che io diciamo cercavo di trasmettervi la settimana scorsa e quindi del fatto che questi dannati si sorprendono anche loro e sono anche loro incerti su quando gli accadranno le metamorfosi, su quale sarà la loro sorte e quindi hanno paura. Non solo, diciamo, dolore, indignazione, ira, depressione, insomma, tutte le punizioni solite dell'inferno, ma questi non sanno mai che cosa accadrà loro, eh? E quindi si domandano anche sulla sorte dei compagni. E allora Dante, riconoscendo probabilmente questo nome Cianfa, perché è appunto un fiorentino contemporaneo, indica a Virgilio di star zitto. Così non si fanno notare, cioè di non rispondere chi siete voi, di non rispondere alla domanda gentilmente, perché probabilmente teme che se loro venissero a sapere chi è Dante, si guarderebbero bene dal far sapere chi erano, no? E quindi al verso 44, perch'io a ciò che il duca stesse attento, mi posi il dito su dal mento al naso. Quindi Dante fa così a Virgilio, gli indica di star zitto. E infatti Virgilio starà zitto per tutto il resto dell'episodio. Va bene? E adesso al verso 46 c'è una delle solite, dei soliti appelli al lettore, questa volta per annunciare l'estrema inverosimiglianza di quello che sta per narrare il Dante scrittore, perché effettivamente come lettori assisteremo a una cosa davvero inaudita. Allora, al verso 46, se tu sei or lettore a creder lento ciò che io dirò, non sarà maraviglia che io che il vidi appena il mi consento. Allora, se tu lettore fai un po' fatica a credere quello che io racconterò ora, non sarebbe da stupirsi, già che io che lo vidi, cioè il Dante scrittore che lo vide nel passato del suo viaggio, a malapena mi consento di crederci. Cioè, vedete che. Perciò vi dicevo che l'incertezza che ebbe il personaggio che fece il viaggio nel 1300 è rimasta allo scrittore che deve narrare questo che ha vissuto. Talmente inverosimile è per il nostro mondo quello che lui vide. E adesso inizia appunto a narrare questa
prima metamorfosi di questo canto che è davvero meraviglioso. Allora, verso 49. Com'io tenea levate in lor le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia. Allora, mentre io avevo gli occhi, le ciglia alzate in loro, quindi avevo gli occhi spalancati, vero? Guardavo così loro. E un serpente, di nuovo questa struttura che sottolinea la contemporaneità di fatti, un rettile di sei piedi, di sei zampe. Si lancia davanti a uno di questi tre che erano vicini a Dante Virgilio e si appiglia tutto a lui, cioè gli si attacca. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia, no? Questo ha sei piedi e adesso è messo in posizione verticale, come abbracciando il corpo dell'altro, no? Del ladro. Con quelli di mezzo gli avvinse la pancia e con gli anterior le braccia prese, quindi con le braccia anteriori, le zampe di sopra, gli prese le braccia, poi gli addentò l'una e l'altra guancia, poi gli morse tutti e due le guance, chiaramente aprendo la bocca in modo da prendergli tutta la faccia. Lidiritani alle cosce distese, cioè i piedi di dietro, quelli più giù, nel caso in cui sta in verticale, distese verso le cosce dell'altro e miseli la coda tra ambedue, cioè gli mise la coda tra le due cosce, e quindi abbracciandogli la schiena, e dietro per le ren su la ritese. Quindi alzandola dietro, si capisce? Quindi lo abbraccia con le sei. Lo abbraccia in un modo violento, chiaramente, con i sei piedi e con la coda tra le due cosce, passa attraverso il corpo dell'altro e la appiccica contro la schiena del ladro. Si capisce? Quindi sono rimasti attaccati, cioè la fonte di questo abbraccio che diventa una fusione è ovidiana, come al solito. È importante in questo caso riferire questa origine perché tra qualche verso, come forse avete sentito durante la prima lettura, Dante farà una sorta di sfida poetica a Ovidio. E quindi è importante riconoscere che questa descrizione che ha appena fatto deriva appunto delle metamorfosi di Ovidio, della fusione tra questa ninfa Salmacide e Ermafrodito, da cui deriva appunto una fusione tra due esseri. E quindi finora siamo nella fase della metamorfosi, in realtà la metamorfosi non è ancora accaduta, no? Per ora sono appiccicati il corpo del rettile con il corpo umano del ladro e adesso al verso 58 «Ella era abbarbicata, mai non fu ad alversi come l'orribil fiera per l'altrui membra, viticchiò le sue». Cioè non ci fu mai un'ellera appiccicata all'albero, la iedra, vero? Così incollata a un albero come l'orribile fiera, il serpente, avviticchiò, quindi mise insieme attorno alle membra altrui, le proprie membra alle membra del ladro. Poi s'appiccar, come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore nell'un nell'altro già parea quel che era. È davvero, questo è incredibile. Allora, poi si fusero tra di loro come se fossero stati di cera e mescolarono il loro colore, per cui
nessuno dei due, né l'un né l'altro, appariva già quello che era prima di essersi mescolato con l'altro. È davvero, insomma, inquietante questo. E vedete che meraviglia il paragone, che Dante usa ora. Come procede innanzi dall'ardore per lo papiro suso, un color bruno che non è nero ancora e il bianco more. Vediamo se funziona quello che... Scusate, che a qualcuno si è acceso il microfono e si sente un rumore di ambiente, vediamo se riesco. Ecco, dicevo, la similitudine qua è meravigliosa, no? Perché per rendere come ormai nessuno dei due esseri è più quello che era, ma non è nemmeno una nuova entità del tutto. Dante si serve dell'immagine di un papiro che sta bruciando, no? E che quindi sta salendo l'ardore, sta salendo il fuoco, per cui un alore brunastro va annunciando l'avanzare del fuoco, per cui una parte non è ancora nera, ma il bianco precedente è già morto. Va bene? Con molta cura, dopo aver letto, fate questa prova a casa di bruciare un pezzo di carta e vedere come progressivamente si va perdendo l'immagine precedente senza ancora aver bruciato del tutto. Allora, mentre queste due, il rettile e l'uomo si fondono insieme, gli altri due, dei tre che erano arrivati lì senza che Virgilio e Dante li percepissero, al verso 67, gli altri due il guardavano, il riguardavano, cioè gli altri due li guardavano con attenzione, guardavano questo mostro che era diventato, e ciascuno gridava: «Oimè, Agnel, come ti muti? Vedi che già non sei né due né uno». E quindi anche questi si sorprendono, insomma, di come il compagno di pena ha perso la sua individualità senza, insomma, assumere una nuova natura definita. E questo Agnel, come prima ciampa, è stato un segno sufficiente perché i commentatori antichi riconoscessero un tale Agnolello dei Brunelleschi, e quindi anche lui di una famiglia nobile. Non so perché continua sta cosa a far rumore, scusate. E quindi al verso 70 già erano i due capi un divenuti quando n'apparver due figure miste in una faccia, ov'eran due perduti. Cioè, i due capi erano già divenuti uno quando ci apparvero due figure miste nella stessa faccia, dove due si erano perduti. Quindi nella stessa faccia appaiono, insomma, semicancellati i tratti delle due facce di un rettile e di un umano precedenti. Verso 73. Fersi le braccia due di quattro liste, cioè le braccia diventarono due di quattro che erano, le cosce con le gambe, il ventre, il casso divenner membra che non fuor mai viste. Quindi tutto il resto basso del corpo e le gambe, il ventre, il casso, la parte superiore, divennero membra mai viste prima. Vedete la reticenza del Dante scrittore anche di descrivere l'orrido di questo risultato. Ogni primaio aspetto ivi era casso, cioè ogni aspetto precedente di prima era caduto lì, quindi ormai non si riconosceva l'aspetto della bestia e dell'uomo,
due nessun l'immagine perversa parea e tal sen gio con lento passo. Cioè, l'immagine perversa risultante della fusione erano due e nessuno, perché appunto non c'è l'identità, e così se ne andò con un passo lento. Questo mostro, in contrasto con la velocità della metamorfosi subita, se ne va lentamente in modo che Dante con orrore lo possa vedere e che noi lo possiamo con orrore percepire. Quindi è finita la prima metamorfosi, quindi io farei la pausa qua, così non interrompiamo la seconda che è ancora più allucinante di questa. Ma prima vorrei che affrontassimo almeno brevemente un argomento cui ho accennato più brevemente ancora la settimana scorsa, e cioè la natura del contrappasso. Perché dicevamo, mentre il fatto che i ladri con i corpi, diciamo, apparentemente umani abbiano le mani legate e da serpenti, che come dicevamo sono di solito animali sigillosi che agiscono in modo appunto ingannevole, può benissimo adeguarsi alla natura di ladri frodolenti di questi dannati. Ora, le metamorfosi sono state più problematiche per la critica, perché chiaramente non c'è un rapporto molto evidente tra l'essere ladri e la metamorfosi. Le risposte che si sono date di solito, come al solito, si basano sulla concezione di Tommaso del ladroneccio, che è insomma forse la prima fonte cui attingere quando non sappiamo esattamente in che cosa consiste teologicamente un peccato. E appunto in Tommaso c'è questa concezione dell'espropriazione dei ladri frodolenti come qualcosa che supera il privare gli altri di qualcosa per sostentamento del corpo. Cioè, siccome Dante considera, come abbiamo avuto modo di dire quando abbiamo visto il canto degli avari, che i beni materiali non siano una vera proprietà, bensì in uso durante la vita nel mondo, ai fini di mantenere la propria corporeità in un modo degno finché è necessario, fino alla morte. Sembrerebbe, e quindi c'è un rapporto tra i beni materiali e la possibilità di mantenersi nel proprio corpo, nella concezione medievale. Questi ladri, che come abbiamo detto sono stati ricchi e non sono stati violenti, bensì frodolenti, e quindi sono stati ladri al di là dei loro bisogni di sostentamento del corpo, sembrano di ricevere da parte di Dio questa punizione di perdere l'identità corporea cui dovrebbe essere destinato il possedimento di beni materiali. Va bene? Lo so che è complicato, ma non è colpa mia, ragazzi, se è complicato, è che è veramente Dante ha voluto perché ci spiegassimo questo contrappasso, che dovessimo scomodare concezioni abbastanza complesse. Allora, se siete d'accordo, facciamo la pausa ora, siamo a metà canto, così non interrompiamo dopo. Facciamo 5 minuti, durante i quali vi prego di inviarmi i vostri dubbi o commenti alla chat. Grazie. È fortissima, è così? Eh sì, certo lo è. Certo lo è, perché vabbè, possiamo immaginare quanto deve essere brutto perdere la condizione umana anche nell'inferno, ma poi è del tutto in attesa, è del tutto in attesa.
e chiaramente si ripetono e si modificano in un modo che almeno Dante non ci sa dire perché non è stato lì a lungo, con quale frequenza, con quale ritmo, con quale ordine, ma apparentemente hanno almeno un aspetto aleatorio, il che è solo di questa bolgia. E in più c'è appunto questo sospetto tremendo che viene al lettore e che è molto probabile sia vero, secondo cui questa copia enorme di serpenti che lui vide all'inizio nella bolgia, sia una folla di anime. Cioè che, visto che le metamorfosi hanno luogo in continuazione, è probabile che tutti i serpenti, tutti i rettili che Dante ha descritto nel canto precedente, siano anime di ladri, prodotto di una metamorfosi. Addirittura gli stessi serpenti che legano le mani dei dannati, probabilmente sono anch'essi ladri, trasformatisi in serpenti in qualche metamorfosi che Dante non ha visto. Beh, sì, è terribile, sì. Del resto siamo nel bel fondo dell'inferno, quindi dobbiamo aspettarci punizioni davvero tremende da ora in poi. Qualche altra domanda o possiamo andare avanti? Bene, allora, riprendiamo dal verso 79. Claudia, scusa, Sì. dato che io che sono entrata molto tardi a questo corso, io volevo sapere se quello che è registrato già dall'istituto rimarrà per un tempo lungo o no, scaverà tra poco, eccetera. Che cosa se rimarrà? Non ho capito. La registrazione delle Ah, questo sue non lo so. lezioni. Non ne ho idea. Questo dovete scrivere all'istituto oppure domandare ad Alicia, Alice, che così gentilmente si è offerta a chiarire i dubbi anche dopo la lezione. No, rimarranno per sempre su YouTube. Non rimarranno Come o no? Sì, rimarranno? quedarán para siempre nel YouTube. Ah, Rimarranno anche tu. Ah, sì, va bene, allora sono tranquilla. Grazie, grazie, grazie. eternamente Claudia con la sua voce No, parlando vabbè, davanti. eternamente no, Tutto no, eterno un sogno, guarda, per l'eternità. è il mio. Dante probabilmente sempiterno, quello Beh, sì. grazie alla tua voce. Bene. Grazie Alice. Allora, qui Juan Pablo mi domanda: da quanto ho capito non prevalgono gli aspetti di serpente e di anima? No? Ne formano uno nuovo. In quest'ultima metamorfosi che abbiamo appena visto, effettivamente è una miscela tale che non si può sapere che aspetto abbia. Un mostro mai visto prima, come dice Dante, e quindi non prevale l'aspetto né di serpente né di uomo in questo caso. Adesso vedremo quello che succede in questa qua. Va bene? Allora andiamo avanti verso 79. Come il ramarro sotto la gran fersa dei dicani cular, cangiando siepe, folgore parse la via attraversa, si pareva venendo verso l'epe degli altri due un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. Allora, qui è una doppia similitudine, no? Perché Dante inizia come il ramarro, no? Il ramarro, sapete cos'è? Quest'animaletto, come una lucertola, no? Una lagartija. Allora, come il ramarro sotto la grande fersa del giorno della canicula, cioè nei giorni molto caldi, cangiando siepe, cioè quando si sposta da un cespuglio all'altro, pare un folgore attraversando la via, perché lo fa molto velocemente sotto il sole, così pareva.
venendo verso la pancia degli altri due, degli altri che non avevano subito metamorfosi, un serpentello acceso, cioè un serpentello, un piccolo serpente, livido e nero come grandi pepe. Quindi livido forse in una parte del corpo e nero nell'altro, come se fosse un grano di pepe. Bellissima immagine. Attraversa e al verso 85, e quella parte onde prima è preso nostro alimento, all'undi lor trafisse. Cioè, attraversò molto velocemente un serpentello che sembrava un grano di pepe, molto velocemente, e trafisse uno dei due ladri nell'ombelico, cioè in quella parte dove, attraverso la quale prendiamo il primo nostro alimento quando siamo nel ventre materno. Poi cadde giuso innanzi lui disteso, cioè dopo questo serpentello velocemente. Morde, no? Attraversa l'ombelico di uno dei ladri e poi cadde giù disteso davanti a lui. E quindi sono rimasti, diciamo, il serpente per terra e il ladro con una ferita nell'ombelico. Va bene? Al verso 88, lo trafitto il mirò, ma nulla disse. Anzi, coi piedi fermati sbadigliava purché mi sonno febbre l'assalisse. Cioè, il ladro che era stato trafitto all'ombelico lo guardò senza dire niente, anzi, con i piedi fermi sbadigliava come se fosse stato assalito da sonno o da febbre. Egli il serpente, poi lui riguardava, cioè il ladro guardava il serpente e il serpente guardava lui. Quest'unione dello sguardo sarà la sola cosa che non muterà fino alla fine. Ma tutto il resto adesso vedremo che cosa accade. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fummavan forte e il fumo si scontrava. Cioè uno, il ladro che era stato ferito all'ombelico, fumava attraverso la piaga, la ferita, e l'altro per la bocca, il serpente per la bocca. E il fumo si scontrava, cioè i fumi si univano nel mezzo tra di loro. E prima di narrare la metamorfosi che accadrà, cioè che leggeremo ora, il Dante scrittore fa questo vanto o iattazio, come si chiama nella retorica classica, e attraverso il quale sfida Lucano e Ovidio, autori delle metamorfosi più famose, diciamo, della letteratura latina, perché da quello che dice Dante, quello che a lui tocca narrare non è mai stato detto da nessuno ed è probabilmente più difficile da narrare rispetto alle metamorfosi che hanno raccontato loro due. Leggiamo quindi questa iattatio e cerchiamo di analizzarla per bene, perché a proposito appunto di questo frammento che stiamo per leggere è che io vi ho indicato la fonte ovidiana di Ermafrodito. Per la prima metamorfosi, perché altrimenti si rischia di pensare che Dante sia stato preso, insomma, dall'orgoglio poetico e che addirittura gli sia venuta la folle idea di poter superare i suoi grandi maestri latini, Ma non è così. Adesso lo leggeremo e credo, spero di darvi l'interpretazione giusta, almeno è quella che io accetto come vera. Allora, verso 94. Taccia Lucano, mai, laddove il tocca del misero Sabello e di Nasibio, e attenda a udir quel che si spocca. Allora, che ormai Lucano taccia laddove parla del povero Sabello e di Nasibio, e si prepari a udire quello che scocca ora dal mio arco, quindi come una metafora della scrittura. Sabello e Nasidio sono due soldati dell'esercito di Catone che, attraversando il deserto libico, sono stati morsi da due serpenti. Uno è diventato cenere e quindi in qualche modo ricorda la metamorfosi che abbiamo letto la settimana scorsa, e
e l'altro comincia a gonfiarsi in un modo mostruoso. Sono chiaramente due personaggi della Farsalia di Lucano. Va bene? E al verso 97, taccia di Cadmo e da Retuso Ovidio, che se quello in serpente, quella in fonte converte poetando, io non l'invidio. Allora, taccia Ovidio di Cadmo, il fondatore di Tebe che diventò serpente nella sua metamorfosi, e di Aretusa, questa ninfa diventata fontana, anche lei chiaramente presa dalle metamorfosi ovidiane. Taccia di questi personaggi Ovidio, dice Dante, già che se quello, cioè Cadmo, in serpente, e quella, cioè Aretusa, in fonte, in fontana, converte poetando, questo gerundio sarà importantissimo, torneremo tra un po', io non lo invidio, già che, verso 100, che due nature mai a fronte non trasmutò, sì che amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Già che non è mai capitato che due nature, in questo caso sono le nature di cui ci ha appena parlato, cioè del lado che è stato trafitto all'ombelico e del serpente, entrambi, vi ricordate, stanno lanciando fumo, eh? Mai due nature a fronte trasmutò così, Ovidio, no? In modo che entrambe le forme fossero disposte a cambiare la loro materia, scambiarsi la materia. Perché dicevo che questo verbo poetare è importante? Perché siccome Dante usa qua questi termini, forme e matera, che sono di evidente origine aristotelica, perché sono una delle coppie, insomma, di Aristotele più produttive anche nella poesia siciliana, insomma, che come voi sapete, la lirica italiana nacque, fin dalle origini con una, forte componente filosofica. Dante quello che, cioè intanto a me sembra, non solo a me, voglio dire, io sono d'accordo con i dantisti secondo cui è inverosimile che Dante stia volendo dire che lui come poeta può superare Ovidio e Lucano. Intanto lo sappiamo benissimo, nel canto quarto dell'Inferno ci è stato raccontato come Dante si mette sesto nella fila alla quale appartengono appunto anche Ovidio e Lucano. E quindi è chiaro che in queste file, che nella Divina Commedia sono sempre gerarchiche, Dante riconosce la grandezza e la superiorità di Omero, che è il primo della fila, Virgilio, che viene subito dopo come il più grande poeta latino. Poi Orazio, autore delle satire, poi Ovidio, poi Lucano e Dante VI. Per cui sarebbe assurdo che adesso, dopo aver visto Dio, poi, ormai guarito dalla possibile superbia con la quale ha cominciato il viaggio, si vantasse di essere migliore dei suoi maestri. Va bene? E poi, come io vi ho chiesto di notare, non solo in tutta la commedia lui si serve delle fonti di Lucano e di Ovidio, che sono onnipresenti nelle tre cantiche come modello poetico, ma nello stesso episodio Dante si serve del modello di Ovidio per descrivere la prima metamorfosi. Quindi, insomma, contestata questa prima ipotesi secondo cui Dante qui si insuperbisce, il Dante scrittore, dichiara di essere più bravo di Lucano e Ovidio, l'ipotesi che a me sembra più verosimile e più coerente con il resto del libro, per interpretare questa iattazio, è questa secondo cui Lucano e Ovidio
come poeti, cioè poetando, potendo inventarsi dei fatti, hanno potuto raccontare metamorfosi in cui quel che cambia è la forma, il che non è coerente con la scienza aristotelica e quindi è parte delle belle menzogne sotto le quali può esserci qualche verità morale, come dice Dante nel Convivio per riferirsi ai suoi cari classici. Lui invece, che ha detto centinaia di volte di aver visto quello che ci sta raccontando, ha il compito di raccontare qualcosa che nessuno ha mai raccontato, ma che lui ha visto e che, a differenza delle metamorfosi classiche, è qualcosa di compatibile con la scienza. Perché la metamorfosi che lui vide nel 1300, che sta per raccontarci ora, non implica il cambiamento da una forma nell'altra, quindi da un'essenza che è immutabile, bensì di come due forme, cioè due anime, perché la forma nell'essere umano è l'anima, si disposero a cambiare la materia, che è appunto la parte modificabile, corruttibile, cangiante dell'essere. Si capisce questo No. che sto dicendo? Qualcuno vuole domandare qualcosa? Perché è una parte difficile questa, perciò mi soffermo un attimo. No, vabbè, o è tutto chiaro o siete svenuti. Va bene, andiamo avanti. Se vi potessi vedere sarebbe tutto più facile. Sì, Juan Pablo. Non desafia Aristotele. No, no, anzi, lui dice: se Lucano e Ovidio hanno potuto narrare delle metamorfosi inverosimili perché incompatibili con la verità aristotelica, secondo cui la forma si mantiene sempre, quello che io sto facendo è narrare qualcosa che io vidi e che infatti è qualcosa che può succedere, che la scienza aristotelica giustificherebbe, perché non è un cambiamento di forma, bensì uno scambio di materie da forme che rimangono inalterate. Va bene? Qualcuno mi dice non è tanto chiaro, qualcuno mi dice di essere svenuta, ma mi fido della contraddizione pragmatica, perché se fosse svenuta non avrebbe potuto mandare un messaggio alla chat. Non è tanto chiaro, Herman. Allora, cerco di dirlo di nuovo sintetizzando. Secondo me, e secondo dei dantisti che a me sembra abbiano ragione, questa non è una sfida, diciamo, quantitativa o di maggior valore. Non è che Dante stia dicendo: guardate che io sono più bravo di voi, Ovidio e Lucano, nel descrivere una metamorfosi. Quello che sta dicendo è: voi siete poeti, vi potete inventare come una ninfa diventi una fontana, ma io che sono un testimone oculare non mi posso permettere di inventare, ma devo narrare con precisione ciò che vidi. E ciò che io vidi è qualcosa che non è mai stato né visto né narrato da nessuno, e cioè come due forme, due essenze scambiarono tra di loro la loro materia. Il che è qualcosa che può capitare anche secondo la scienza aristotelica. Ora è più chiaro? O è svenuto anche Germán? Sì, qualcuno mi dice che è più chiaro. Sì, è chiaro. Bene, grazie, grazie. Bene, andiamo avanti allora. Dopo appunto questa digressione che è stata fatta chiaramente dal Dante scrittore, riprende la narrazione della metamorfosi, che si era, non era appena, non era ancora cominciata, no? Perché in realtà c'era questo ladro ferito all'ombelico, lanciando fumo dalla piaga, questo serpente che lo guarda, entrambi si guardano, il fumo che lancia dalla bocca il serpente si unisce con il fumo dell'altro
E ora comincerà a narrare, dopo aver fatto questa iattazio, comincia a narrare la metamorfosi in sé. Allora, verso 103. Insieme si risposero a Tainorme, e il serpente la coda in forca fesse, e il feruto ristrinse insieme l'orme. Cioè, insieme diciamo, atteggiarono in questo modo, due punti. Il serpente aprì come una forca la coda, il serpente è per terra, no? Ha una coda unita, aprì una forca, la sua coda, e il feruto, cioè il ferito, ristrinse le due gambe in una, insieme. Quindi cominciano a prendere l'uno il corpo dell'altro, senza toccarsi però, uniti dallo sguardo e da questo fumo. Vedete la precisione incredibile con la quale si narra questo, è una cosa davvero sconvolgente. Verso 106. Le gambe con le cosce sé costesse s'appiccarsi, che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Cioè il ferito che prima aveva ristretto le due gambe insieme, insieme con le cosce, si incollarono, si appiccarono così che in poco tempo non appariva nemmeno la cicatrice, non si vedeva la giuntura, non c'era neanche un segno. E al verso 108, togliea la coda fessa la figura che si perdeva là. Poi qui adesso lo stiamo perdendo perché stiamo interrompendo ogni volta, ma io vi invito, quando leggeremo l'intero canto, a cogliere la plasticità della sintassi di questa metamorfosi che si adegua alla metamorfosi stessa, è meraviglioso. Allora, la coda fessa del rettile, cioè che si era aperto in due, prendeva la figura che si perdeva là, cioè le due gambe che stava perdendo il ladro. E la sua pelle, cioè la pelle del rettile, che di solito è dura, si faceva molle, cioè acquistava la dolcezza della pelle umana, e quella di là, cioè la pelle del ladro, si faceva dura come quella del serpente. Verso 112. Io vidi, vedete che non è casuale che dopo la iattatio Dante riconfermi la sua visione diretta di questi fatti allucinanti. Io vidi entrare le braccia per le ascelle e i due piedi della fiera, che erano corti, tanto allungar quanto accorciavano quelli. Cioè io vidi come le braccia del ladro entravano per le ascelle, quindi diventavano corte come le zampe del rettile, e i due piedi della fiera, che prima erano corti, si allungavano tanto quanto le braccia si accorciavano del ladro. Va bene? Quindi si scambiavano la lunghezza delle gambe. Verso 115. Poscia li piedi retro, insieme a torti, diventarono lo membro che l'uomo cela, e il misero del suono aveva due porti. Cioè dopo i piedi di dietro del rettile, attorti insieme, attorcigliati, diventarono il membro virile, il membro che l'uomo nasconde. E il povero ladro del suo membro fece due zampe, cioè si divise in due. Qualcuno stava domandando se fosse forte questa punizione, o provare a immaginare cos'è. Verso 118. Mentre che il fumo l'uno e l'altro vela di color novo e generi il pel suso per l'una parte, dall'altro il divela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucernenti sotto le quali ciascun cambiava muso. Allora, mentre il fumo vela e l'altro di un nuovo colore e genera il pelo su dall'una parte, cioè dalla parte del rettile che chiaramente non aveva peli prima, e dall'altra lo dipela, cioè il ladro perde invece il pelo, l'un si levò e l'altro cadde giuso. Cioè il rettile, ormai avendo gambe da uomo, si alzò e l'altro, che aveva perso le gambe, cadde giù disteso,
non perciò torcendo, cioè distorcendo lo sguardo, le lucerne empie, cioè gli occhi empi, sotto le quali le lucerne ognuno cambiava faccia. Adesso comincerà a narrare Dante come accade la metamorfosi crociata dei tratti del viso. Il corpo è già diventato, insomma, l'uomo è diventato rettile, rettile l'uomo. E ora si scambieranno naso, lingua, orecchi, incredibile. Verso 124. Quel che era dritto, cioè il rettile che ormai era dritto, il trasse per le tempie, cioè trasse il muso verso le tempie, perché chiaramente aveva il muso stirato, no? Tipico del serpente, e quindi lo tirò dietro le tempie, e di troppa matera che in la venne, uscì gli orecchi delle gote scempie. E la troppa materia che venne retro da questa retrazione della faccia stirata che prima aveva, del muso di serpente, la materia che uscì formò gli orecchi nelle gote, no? Nelle guance che prima ne erano prive, scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, cioè quello che non andò indietro e che avanzava e si mantenne davanti, fece il naso alla faccia d'uomo che sta diventando, da rettile che era, e ingrossò le labbra quanto fu necessario per formare una bocca umana. Questo accade al rettile che ormai è in piedi, no? E che sta modificando i tratti del viso per completare la metamorfosi in corpo umano, va bene? Verso 130. Adesso racconterà come quello che era uomo e che adesso è disteso per terra con il corpo da rettile, cambia anche lui la sua faccia per completare la metamorfosi in serpente. Quel che giacea, il muso innanzi caccia, cioè stira il muso davanti, e gli orecchi ritira per la testa come face le corna alla lumaccia. Questo è meraviglioso. E ritira gli orecchi per la testa indietro come fa con le corna la lumacca. E la lingua che aveva unita e presta prima a parlare, cioè la lingua che prima aveva unita e disposta a parlare, la grande, insomma, definizione dell'essere umano come parlante, a differenza degli animali, si fende, cioè si divide in due, e la forcuta nell'altro si richiude, e nell'altro la lingua bifida da rettile si chiude nello stesso tempo in cui si apre nella faccia che prima era umana, e il fumo resta, e cessa il fumo, perché è finita la metamorfosi. Verso 136. L'anima che era fiera divenuta, suffolandosi fugge per la valle, cioè se ne va sibilando per la valle, fischiando, e l'altro dietro a lui parlando sputa. Cioè la fiera che era diventata corpo umano sputa parlando, come lasciandosi dietro l'ultimo tratto di bestia. E quindi prima, questo è anche interessantissimo, prima camminano tutti e due nella stessa direzione, no? Uno e poi l'altro. E al verso 139, poscia gli volse le novelle spalle e disse all'altro, cioè quello che è diventato corpo umano, gli volge le spalle nuove, perché appena acquisite queste spalle da uomo, e quindi gira, e disse all'altro, cioè al terzo ladro che non aveva subito metamorfosi, gli disse: io che buoso corra come ho fatto io carpon per questo calle. Cioè io voglio che buoso, di nuovo come anche prima con l'angiolello e con Cianfa, un nome lanciato tra di loro, anche questo probabilmente della famiglia dei Donati, secondo alcuni, secondo gli altri degli Abati, comunque
insomma, un personaggio importante, io voglio che Boso adesso corra carponi, cioè strascicando il ventre per terra, come ho fatto io per questo Calle. Quindi è contento, chiaramente ha recuperato il suo corpo umano, che prima era stato, insomma, trasformato in serpente, e adesso è contento che tocchi all'altro questa sorte. Ecco perché dicevamo prima che probabilmente tutti i serpenti che stiamo vedendo sono in realtà anime umane, che prima o poi acquisteranno l'aspetto antropomorfico e poi cambieranno ancora e così eternamente. Quindi al verso 142, finita questa descrizione delle metamorfosi, Dante conclude: così vidi io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna borra. Cioè, così io vidi di nuovo la settima zavorra, cioè la zavorra, sapete, questa materia vile, no? Che si mette come peso per trascinare le navi giù. Quindi così io vidi questa materia vile della settima bolgia, quindi i ladri, mutare e trasmutare. E qui chiede scusa Dante in un modo davvero difficile da capire, perché se c'è un canto dove lui ha sfoggiato virtuosismo tecnico è questo, no? E tuttavia chiede scusa, dice: mi scusi la novità della materia che io dovevo raccontare, se un poco fior la penna, la mia penna, no? Con la quale scrivo, abborra. Abborrire vuol dire, diciamo, essere un po' confusa, no? E quindi chiede scusa probabilmente perché appunto nello scrittore è rimasta un'incertezza tale che non è nemmeno sicuro di aver potuto trasmettere una cosa così insolita come quella che gli è toccato vedere, quindi scrivere. E al verso 145: e avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto, e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi, ch'io non scorgessi ben puccio sciancato. Allora, nonostante i miei fossero molto confusi e il mio animo indebolito, cioè Dante è davvero in una situazione di grande confusione, quelli non poterono fuggirsi tanto occultamente che io non riconoscesse bene Puccio Sciancato, un altro personaggio importante, un nobile ghibellino della famiglia dei Galigai, secondo i commentatori antichi, ed era quel che sol di tre compagni che venner prima non era mutato, cioè era l'unico dei tre che erano venuti prima che non aveva subito metamorfosi. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni, cioè l'altro che è stato individuato dai commentatori come Guercio dei Cavalcanti, è stato assassinato da ciò che raccontano appunto l'anonimo fiorentino e uno dei figli di Dante a causa dei suoi crimini fatti a Gaville, una città, e di cui non sappiamo più niente, cioè tutto quello che sappiamo di questa vicenda dipende dal testo dantesco e dai commenti, quindi non abbiamo cronache. Ma vedete che Dante qui, diciamo, innalza molto il discorso. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni, attraverso l'apostrofe a una città, insomma, personificata, che è chiaro stile, insomma, sublime, aulico, in qualche modo anticipando lo stile sublime aulico del prossimo canto, che è del tutto straordinario in questo postaccio di Malebolge. Infatti, il canto prossimo, mi raccomando, non perdetevelo, perché è in questa meraviglia che è la commedia, è forse
una delle meraviglie più eclatanti, è il canto di cui è protagonista il grande Ulisse. E quindi mi raccomando, collegatevi puntualmente la settimana prossima, perché un canto per fare il quale di solito non bastano 2 ore. Quest'anno vedo che c'è qualche ragazzo del Joaquin che sta frequentando letteratura medievale, abbiamo speso addirittura 3 lezioni di quasi 3 ore a fare il canto di Ulisse, quindi potete immaginare che le 2 ore ci basteranno malamente, e quindi cominceremo molto puntualmente la lettura del canto 26esimo. Qui vedo che ho qualche... metamorfosi, sì, è una metamorfosi doppia che accade, insomma, sono 2 metamorfosi che accadono contemporaneamente dalla puntura, no, da questa ferita dalla quale esce il fumo, si scambiano la materia questi 2 ladri, insomma, uno dei quali era stato trasformato in rettile prima e ha riacquisito la sua apparenza umana, dando quell'altra all'altro lato. Va bene? Grazie Claudia. Prego, rileggiamo il canto? Cercate di cogliere appunto il ritmo meraviglioso che abbiamo un po' sacrificato durante la lettura. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio, che a te le squadro. Da indi in qua mi for le serpi amiche, per cuna gli s'avvolse allora al collo, come dicesse: non vo che più diche. E un'altra alle braccia e rilegollo, ribadendo se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. Ai Pistoia, Pistoia, chi non stanzi d'incenerarti sì che più non duri, poiché in malfare il seme tuo avanzi? Per tutti i cerchi dell'inferno scuri non vidi spirti in Dio tanto superbo, non quel che cade a te le giù dai muri. El si fuggì che non parlò più verbo, e io vedi un centauro pien di rabbia venir chiamando: ov'è, ov'è l'acerbo? Maremma non credio che tante n'abbia quante visce gli avea sotto la groppa, infino che comincia nostra labbia. Sovra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte gli giace un draco, e quello affuoca qualunque s'intoppa. Lo mio maestro disse: questi è capo, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non va con suoi fratei per un cammino, per lo furto che fraudolente fece del grande armento che li ebbe avvicino, onde cessar le sue opere 10 sotto la mazza d'Ercole, e forse gliene 100 e non sentì le 10. Mentre che si parlava del trascorse, e 3 spiriti vennero sotto noi, dei quali né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: chi siete voi? Perché nostra favella si ristette e intendemmo pure ad essi poi. Io non li conoscea, ma i seguette come sol seguitar per alcun caso, che l'uno mar un altro convenette, dicendo: cianfa dove fia rimaso? Perché io a ciò che il duca stette attento, mi posi il dito sul netto al naso. Se tu sei or lettore a creder lento ciò che io dirò, non sarà maraviglia che io che i vidi appena mi consento. Lo mio tenea levati in lor le ciglia, e un serpente con 6 piedi si lancia dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia. Coi piedi mezzo gli avvinse la pancia, e con gli anterior le braccia prese, poi gli addentò l'una e l'altra guancia. Li diretani alle cosce distese, e miseli la coda trambedue dietro per le rensule ritese. Ella era barbicata, mai non fu ad alversi, come l'orribil fiera per l'altrui membra viticchiò le sue. Poi s'appiccar, come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colori,
nell'un nell'altro già pari a quel che è, come procedi innanzi dall'ardore per lo papiro su un color bruno che non è nero ancora il bianco more. Gli altri due il riguardavano e ciascuno gridava: «Ohimè, Agnel, come ti muti? Vedi che già non sei né due né uno». Già erano i due capi ondi venuti quando n'apparve due figure miste in una faccia, ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre e il casso, divenner membra che non for mai viste. Ogni prima io aspetto ivi era casso, due nessuno, l'immagine perversa parea, e tal sentii con lento passo. Manipolare cangiando sete, folgore parse la via attraversa, si pareva venendo verso l'epe degli altri due un serpentello acceso, livido e nero come grandi pete. E quella parte onde prima è preso nostro allento, all'un di lor trafisse, poi cadde giù innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse. Anzi, coi piedi fermati sbadigliava pur come sonno febbre l'assalisse. Elle il serpente, quel lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fummavan forte, il fummo si incontrava. Taccia Lucano mai, laddove tocca del misero Savello e di Nasidio, e attenda udir quel cuor si scocca. Taccia di Cadme da Retuso Ovidio, che se quello in serpente, quello in fonte converte poetando, io non l'invidio, che due nature mai a fronte non trasmutò sì che amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si disposero a tai norme che il serpente la coda in forca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce se costesse s'appiccarsi e in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle, e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle, e i due piedi della fiera che eran corti tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piedi retro, insieme a torti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suo n'avea due porti. Mentre che il fummo l'uno l'altro vela di color novo, e gere il bel suso per l'una parte e dall'altra il di pena. L'un si levò, l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucernempie, sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel che era dritto il trasse ver le tempie, e di troppa matera che in là venne, uscì gli orecchi delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea, il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa, come facile corna la lumaccia. E la lingua, che avea unita e presta prima a parlare, si fende, la forcuta nell'altro si richiude e il fummo resta. L'anima che era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle, e l'altro dietro a lui, parlando, sputa. Poscia gli volse le novelle spalle e disse all'altro: «Ivo che boso, corra come ho fatto io, carpon per questo carne». Così vidi io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna a borra. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto, e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi, chi non scorgessi ben puccio sciancato. Ed era quel che sol dei tre compagni che venner prima non era mutato, l'altr'era quel che tu, Gaville, piangi. Grazie dell'attenzione, e ci vediamo allora la settimana prossima. Arrivederci.